Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata in italiano. Ci siamo lasciati lo scorso episodio che abbiamo parlato con Sayori. Sayori ci ha spiegato un po' il fatto che lei era depressa e che questa cosa noi non ce ne siamo mai accorti, che siamo degli idioti a quanto pare. Però adesso ci ha detto vai da Natsuki, fai il vago, fai come se nulla fosse successo. Mentre torno a casa mi sento ancora un po' inquieto, giustamente, dopo quello che ti ha detto la tua amica d'infanzia di cui ti sei innamorato, ma a cui dai poca importanza, pezzo di idiota. Ma è dura continuare a pensarci quando sta per arrivare Natsuki. Non dovrei preoccuparmi troppo, e poi sono sicuro che domani ci divertiremo un sacco insieme. Se esce di casa, forse dovrei andarla a prendere con la forza. Dovrei concentrarmi piuttosto su quello che mi aspetta ora. Prima che bruci i cupcake. Torno a casa e aspetto con ansia l'arrivo di Natsuki, ma solo per poco. Cioè, sei ansioso però. Ah, no, basta. Dopo pochi minuti, infatti, mi manda un messaggio dicendo che è fuori dalla porta di casa mia. Come va? Ela? Non sapevo cosa aspettarmi, ma vedere Natsuki indossare qualcosa di diverso dall'uniforme scolastica mi scombussola un po'. Effettivamente è molto carina. È molto carino quel vestito, mi piace. Vederla indossare vestiti così carini fa sembrare l'uniforme del tutto inadatta in confronto. Il fascino della divisa scolastica non si supera. No, per quanto è carina. Ah, meglio che sto zitto. E dai, non renderlo imbarazzante. Comunque, io entro. Proprio così. Vai. Vedo che hai portato un sacco di cose. Natsuki ha con sé una grande borsa, probabilmente piena di ingredienti per fare dolci. No, ha ingredienti per fare la metanfetamina. Ma se fai i dolci, è ovvio che c'ha la borsa piena di cose per fare i dolci. Santo cielo. Queste cose ovvie. Hai comprato quello che ti avevo chiesto, vero? Sì, ho preso tutto. Bene, buttalo via perché non serve. Bene. Sono felice di poter fare affidamento su di te. Piccola Natsuki. Beh, certo. Mi sorprende sentire Natsuki dire una cosa del genere al posto delle solite frecciatine sarcastiche. Al di fuori della scuola è normale, sai? Che sia un po' diversa quando non è a scuola. Chi non lo è stato? Che c'è, non ti offri nemmeno di aiutarmi a portare questa pesantissima borsa? Stupido umano. Dov'è finita la tua ospitalità, Geko? Ma dai. E da quando sono tenuto a essere un gentiluomo? Quando prendo la borsa di Natsuki. È pesantissima. L'ho portata fin qui a casa tua. Sei sorpreso? Ora capisco. Sì, sono sorpreso, Natsuki. Sembra che io ti sottovaluti sempre. È perché mi vedi così minuta, vero? Idiota. E c'ha ragione lei, assolutamente. Natsuki mi tira un pugno in petto. Proprio. Ehi, la tua altezza non c'entra nulla. Iniziamo o no? Ho un sacco di roba da insegnarti. È meglio che ci sbrighiamo prima che succedano robe strane. Cosa? Adesso siamo ritornata in te. Ehi, io non sono così rozza. Ora sì che mi stai trattando come una bambina. Stavo solo cercando di essere un po' più gentile con te. E solo perché non ho un fisico maturo e sexy come quello di Yuri non significa che puoi trattarmi come... Ah. Natsuki smette improvvisamente di parlare e diventa tutta rossa. Ha citato Yuri perché è l'unico... Beh, no, anche Monica effettivamente c'ha il suo bel vedere. Ma ha citato Yuri perché l'abbiamo cagata al primo giorno o è stato solo un caso? Natsuki... Dimentica tutto. Non ho detto niente. Dovrei scusarmi. Eh? Apprezzo che tu stia cercando di essere più gentile. Anch'io avrei dovuto essere un po' più cortese. Va bene che praticamente ci stai provando con tutto il club, ma la galanteria non si dimentica mai, mio caro. Però, se è questo che pensi, allora dovresti sapere che fisici come il tuo piacciono un sacco di ragazzi. Mia piccola Loli, E c'ha ragione lui. C'ha ragione lui stavolta. Non puoi dire nulla. Ah, che ne sai tu comunque? Forse sono maschio? Non lo so. La butto lì, forse, Natsuki? Fidati. Disgustoso. Ehi, era riferito a me? E a chi se no? Ma che diavolo. Vediamo di darci una mossa che è meglio. Si stanno tirando proprio... Fra un po' si tirano i coltelli addosso per divertirsi, sti due. Natsuki mi rivolge un sorriso ambiguo. Tipo questo. Non passa molto tempo e l'intera cucina è sottosopra.
Peccato che non l'hanno fatta vedere. Sui banconi della cucina sono sparsi cucchiai, scodelle, farina, buste di plastica e liquidi rovesciati. Che tipi di liquidi però? Jacob, dov'è messo il colorante per gli alimenti? La pastella a breve andrà dentro il forno, quindi devo riempire i vassoi. Penso sia ancora nella tua borsa, lì vicino al tavolo. A cosa ti serve? Per colorare la pastella, ovviamente. Farò ogni vassoio di un colore differente. Beh, un'idea carina. Così facendo ti posso scegliere il proprio preferito, anche se il sapore non cambia. Giustamente. Ah, è un'idea carina. Facciamo una cosa del genere anche con la glassa? Ti va? Ah, lo stai chiedendo a me? In realtà non ho preferenze, quindi... E dai, non ci stai mettendo nemmeno un minimo di impegno. E c'ha ragione sto tizio, è svogliato ma... A dei livelli... mamma mia, che fastidio. Non potresti almeno cercare di divertirti un po'? E c'ha ragione. Dato che stavamo usando il frullatore elettrico per la pastella, mi è toccato usare il frustino per una grossa scodella per la glassa. Eh? La glassa è ancora tutta grumosa. Ma ci stai almeno provando? Beh, sì. Solo che ci vorrà un po' più di tempo. Per la miseria, starò qua tutta la notte se continui così. Ecco, guarda. Devi farle vedere chi comanda. Dopo alcuni secondi la consistenza della glassa è già migliorata. È esperta lei, giustamente, di frustini. Visto? Per enfatizzare, Natsuki intinge il dito nella glassa per assaggiarla. Con riluttanza anch'io faccio lo stesso. Ehi! Natsuki mi afferra all'improvviso il polso. Non voglio che le tue schifose dita nella mia glassa. La tua glassa, eh? Ti stai dimenticando chi ha fatto tutto il lavoro? Passo al contrattacco cercando di avvicinare il mio dito alla scodella. Così. E lei. Fermati. Non te lo impedisco. Vuoi che faccia vedere a te chi comanda? Perché non ci provi allora? Spingo più forte abbastanza da far sì che il mio dito arrivi nella glassa. In modo trionfante ne prendo un po' col dito mentre Natsuki mi tira con tutta la sua forza. Ah. Lo statore di Natsuki mi fa cadere facendo inciampare anche lei a sua volta. Della serie. Oh, ostia. Che schifo. Mi hai sporcato la faccia. E di chi è la colpa? C'è una grossa goccia di glassa sulla guancia di Natsuki. Cerca di assaggiarla con la lingua, ma è troppo lontana. Maledizione. Sai cosa? Prendi questo. Natsuki prende la glassa con le dita e cerca di spalmarmela in faccia. Ma non dovevamo risparmiarla per i dolci, questa cosa? Ti piacerebbe? Sono più veloce. Le afferro i polsi prima che raggiunga la mia faccia. Natsuki prova ad usare l'altra mano per contrattare, ma afferro pure quella. Sto tipo è un pazzo. Sta per violentare una minorenne. Ma qualcuno chiami il WWF, chiami Save the Children, qualcosa. Ah, smettila. Non finché non ti scusi di avermi chiamato disgustoso. Va bene, va bene. Chiedo scusa per averti chiamato disgustoso. Non pensavo sarebbe stato così facile, pensavo avrebbe lottato un po' di più. Però che carina, cioè... Come fai a non innamorarti di questi personaggini così? Cioè, santo cielo, le loli, guardala. Lo sai che non dicevo sul serio? È solo che è divertente vedere la tua reazione. Tu con me fai sempre così. Che stronzo, effettivamente, non ha tutti i torti. Dici delle cretinate solo per vedere la mia reazione. Dico sul serio, non dovresti stuzzicare così le ragazze. C'ha tutte le ragioni del mondo questa nanetta. C'ha tutte le ragioni di questo mondo. Ah, tu dici? Se è così allora non dovrei fare nemmeno questo. Oddio, per un secondo ho pensato che la stesse per baciare, santo cielo. Prendo il dito di Natsuki e lo metto in bocca leccando la glassa. Cosa? Anche questa è bella. L'hai fatto davvero? Natsuki è così sorpresa che non sa nemmeno come arrabbiarsi con me. C'ha anche ragione, effettivamente. La sua faccia è diventata tutta rossa. Jacob. Oh, che belle espressioni qua. Non dovresti fare questo genere di cose con una ragazza a meno che non ti piaccia sul serio. Santa Natsuki sul subito, santo cielo. Santo cielo, finalmente qualcuno che dice non devi fare queste cose se non ti piace. Anche se è lei che lo sta dicendo, che un po' ci sta provando con me, ma... Grazie Natsuki che esisti. Anche. Lo sai, vero? Che razza di domande mi fa? Oh. Mio Dio. Ma io non ci voglio credere che sto tizio è così stupido. Veramente, non ci voglio credere. Allora,
prima di tutto ho rivalutato Natsuki come personaggio. Pensavo fosse la solita piagnistea tsundere del ka, loli tsundere, ma in realtà è un bel personaggio, c'ha il suo perché. Però santo cielo, il personaggio principale quanto è stupido, santo cielo. Dall'altra parte del muro c'è Sayori col bicchiere così. No beh, non avranno i muri attaccati, ma è così che sta ascoltando ogni singolo movimento. Com'è che l'atmosfera è cambiata così velocemente? Non lo so. Forse perché hai leccato il dito di una ragazza mentre la tieni ferma a un muro che sembra una scena di uno stupro. Io... Natsuki mi fissa in silenzio. Faccio caso ai suoi respiri superficiali. Perché inizia a girarmi la testa? Io non ci voglio credere che è davvero così stupido. Ma santo cielo, l'hanno fatto veramente troppo stupido come personaggio lui. All'improvviso inizia a suonare l'allarme antincendio. Ah, sta andando pure a fuoco la casa. Bene, la tensione di prima aleggia ancora nell'aria. E beh, vorrei anche vedere, grandissimo idiota. Ma il momento si è già perso. E beh, grazie al ka. Guardo Natsuki infornare il vassoio con i cupcake. Mi immagino anche come la stia guardando, così. Con la testa piegata a 90 gradi. Così. Ciao Natsuki. Successivamente riprendo con riluttanza il frusino e continuo con la glassa. Come se nulla fosse accaduto. Wow. Come distruggere un'atmosfera in meno di un secondo. Guarda come sono carini. Mi mostra con orgoglio tutti i cupcake colorati diversamente a seconda del vassoio. Avranno un aspetto ancora migliore quando le aggiungeremo la glassa. Non c'è bisogno che tu me lo dica. Ho portato la roba per decorare, spero tu riesca a inventarti qualcosa. Ecco, metti la glassa in queste buste, le sacche posh. Natsuki mi porge una busta di plastica. Questo mi ha dato un'idea. Beh, è un evento sulla letteratura, giusto? Possiamo legare i cupcake al tema della letteratura scrivendo una parola diversa su ognuno di essi. Stranamente sto tizio ha avuto un'ottima idea una volta tanto. Sarà divertente vedere le persone scegliere i propri cupcake basandosi sulle parole che preferiscono. Mi aspettavo che dicessi qualcosa di davvero stupido. Ma in realtà hai avuto un'idea decisamente carina, quindi... Sarà la tua influenza. Cosa vorresti insinuare? Non sono carina. Santo cielo, come puoi dire una roba del genere con questo vestito, con questi capelli, con questo volto, santo... Ma dai... Non siamo a scuola, nessuno ti giudica. Non puoi vestirti e comportarti in questo modo senza aspettarti che io pensi che tu sia carina. Come... Santo cielo, se fosse venuta Monica cosa sarebbe saltato fuori? Che è il personaggio che non ci abbiamo provato proprio... Anzi, anche lei ci ha provato con noi. Ma porca miseria, sto tipo quanto è stupido. Ecco. La voce di Natsuki si affievolisce. Vale lo stesso per te. Hai detto qualcosa? No, niente. Sbrighiamoci e facciamo questa glassa. Quando finalmente abbiamo finito, Natsuki mette tutti i cupcake accanto all'altro, in modo che ammirai il nostro lavoro. Guarda come sono carini tutti assieme. Vero, eh? Uffa, vorrei tanto mangiarmene uno. Beh, non c'è nulla che te lo vieti, no? Non ci vedo niente di male. Beh, sì, ma... Mio padre stasera prepara la cena, quindi non posso rovinarmi l'appetito. Sayori è il tuo esatto opposto. Se fosse stata qui probabilmente ora non avremmo 10 cupcake in meno. E avrebbe comunque cenato lo stesso. Ma dai, non è una cosa che fa bene alla salute. Ad ogni modo, speravo di avere un po' più di tempo per leggere un manga, ma devo stare a casa per cena. Ah, di già? È un vero peccato. Colpa tua che sei stato così lento. Avresti dovuto pensarci. Bisogna cogliere al volo questo tipo di opportunità. Cavolo. Come sempre, Natsuki dà la colpa a me, e c'ha ragione. Ok, sono pronta. Ottimo lavoro. Anche tu. Ti accompagno all'uscita se vuoi. Anche se vuoi, della serie. Vai fuori, ciao. E così Natsuki sta già per andarsene. Sembra che il pomeriggio sia passato in un batter d'occhio. Piuttosto, sarò riuscito perlomeno ad avvicinarmi a lei con... Perché sto qui a discutere? Questo qua è un idiota e basta. Noi lasciamo stare. Beh, allora vado. Grazie per l'aiuto. Ci vediamo domani. Aspetta, Natsuki.
quello che hai detto prima, che bisogna cogliere al volo questo... Non ci... No. Non lo sta per fare. Non lo sta per fare veramente. Non sta per baciare Natsuki e non aver baciato Sayori quando gli stava per piangere addosso. Non è così stupido, vero? Non lo è. Lo è, invece. Sicuro. Le cose non devono per forza andare così. Oggi mi sono divertito. Mi hai mostrato quanto può essere divertente cucinare, proprio come volevi. A parte quello, puoi venire quando vuoi, ok? Penso che, se possibile, mi piacerebbe passare del tempo con te, così come abbiamo fatto oggi. Se vuoi leggere manga, andare da qualche parte... Dici sul serio? Natsuki mi guarda nervosamente, come se stesse cercando di nascondere la sua espressione. Sì, voglio passare più tempo con... Passo più tempo con Sayori, idiota! Geko, pensavo ti interessasse solo finire questo lavoro. Ah, mi dispiace che debba andare così presto. Davvero, non era mia intenzione. Vorrei davvero restare più a lungo, se potessi. Anch'io voglio passare più tempo con te, perciò... Perché non l'hai... Uno, perché non l'hai dimostrato prima? Due, perché tu sei coglione stupido personaggio principale? E tre, perché questa situazione se non ci ho mai provato con lei? Cos'è cucinare crea... Beh, in realtà sì, crea così tanto legame? Oh, santo cielo. Lo stanno per fare? Si stanno per baciare? Dopo quello che Sayori ha detto a sto idiota? Natsuki si avvicina di scatto a me. Aspetta, Natsuki. Natsuki mi guarda negli occhi a pochi centimetri da me. Sento le sue dita afferrare con delicatezza i lati della mia maglietta, come se tentasse di sorreggersi. Le sue guance rosse e i suoi occhi dello stesso colore riempiono il mio campo visivo insieme alle sue labbra leggermente dischiuse. E vabbè, roviniamo tutto, dai. Che sta succedendo? Non appena sento il suo respiro su di me, inizia a girarmi la testa. È da un po' che lo sento. Natsuki improvvisamente fa un balzo all'indietro. Sayori. Eh? Ah, ciao Geko. Ecco, oh santo cielo. Oh, c'ha ragione Sayori. Probabilmente quando siamo usciti se n'è accorta, voleva venire a salutare Natsuki e l'ha vista avvicinarsi. E c'ha ragione essere... No, vabbè, non c'ha ragione essersi intromessa, perché era diritto di Natsuki fare quello che voleva, però... Santo cielo. Sayori, non stavo facendo niente... Va tutto bene, Geko. Sono venuta giusto per salutarvi. Ah, beh... Saresti dovuta venire un po' prima. Me ne sto già andando, quindi... Oh, davvero... Ah, è un peccato. Beh, sì, ci vedremo lo stesso domani al festival, quindi non è un problema. Basta che non ti mangi nessun cupcake prima di allora. Allora ci vediamo. Chiaramente agitata, Natsuki si affretta ad andarsene mentre Sayori la saluta. Della serie... Ciao, stronza. Sayori, pensavo non volessi venire oggi. Ah, beh, ho provato a restarmene in camera mia... Ma la mia immaginazione stava facendo brutti scherzi, quindi sono dovuta venire a vedere con i miei occhi. Oh mio Dio. Vedere cosa? Di che stai parlando? Lo sai, quando ti stavi divertendo con Natsuki e quando ti sei avvicinato a lei. Vedere che ti sei fatto delle nuove amiche è una cosa che mi rende davvero felice. E santo cielo, la gelosia la sta massacrando dentro, santo cielo. E questo è quello che mi importa. Delle lacrime iniziano a scorrere lungo il viso di Sayori. E questo è tutto ciò che mi importa. Perché mi sento così, Geko? Dovrei essere contenta per te. Perché sento come se il mio cuore si stesse spezzando in due?
Fa così male. Fa tutto così male. Sarebbe molto meglio se potessi semplicemente scomparire. Oh, poverina. Sayori, non dire cose del genere. Ma è la verità, Geko. Se non fossi qui non saresti sprecando la tua compassione per me. Non saresti costretto a tollerare il mio egoismo. Monica aveva ragione. Dovrei semplicemente... Monica? Monica aveva ragione su cosa? Sayori, quello che ho detto prima è vero. Non lascerò che le cose continuino così. Non lascerò che le cose continuino così, ma intanto mi stavo per baciare con Natsuki. Decisioni! Deciditi! Tenere a te non è un peso come la tua mente sta cercando di farti credere. È qualcosa che mi fa felice. È qualcosa che non scambierei per nessun altro al mondo. Per nulla al mondo. Quindi anche se fosse necessaria una vita intera, resterò al tuo fianco finché non proverai più alcun dolore. Io non riesco veramente a comprenderlo, sto idiota. Veramente. Natsuki, è stato bello, baciamoci. Sayori, scusa, non volevo baciarla, ti amo. E si è aumentato il volume all'improvviso. Ma... Sayori, distoglie lo sguardo. Le poggio le mie mani sulle spalle per assicurarla. Ho paura, Geko. Ho tanta paura. Di cosa hai paura, Sayori? Ho paura che tu mi piaccia più di quanto io piaccia a te. E finalmente l'ha detto, santo cielo, finalmente. Ci è voluto... quanti episodi? 6, 7, boh. Sayori, è vero, non è così. Sono stata debole, ho iniziato a essere attratta troppo da te. Mi sono fatta tutto questo da sola. Geko, mi piaci così tanto che vorrei morire. Santo cielo, non dire queste cose. Se ti piaccio... Bastava dirmelo fin dall'inizio. Santo cielo. Vabbè che la scusa del club di letteratura era palese, ma dimmelo. Lo so che in questi tipi di giochi i tipi di sentimenti arrivano sempre dopo. Ma in ogni caso il personaggio nostro è stupido. Ma lei poteva dircelo. Ecco come mi sento. E poi ora basta, Sayori. Non voglio più farti del male. Faccio scivolare la mia mano lungo il braccio di Sayori e le stringo la mano nella mia. Ti ricordi quando ti ho detto che so sempre cosa è meglio per te? Ti fidi ancora di me? Senza proferire parola, Sayori annuisce. Anche se non comprendi tutti i tuoi sentimenti, io so di cosa hai bisogno in questo momento. Ed è proprio quello che ti darò. Oh Cristo, finalmente. Decidere dare questa risposta adesso sarebbe la più grande stronzata che potremmo mai fare. Ti amo, Sayori. Ti amo. Questi sono i miei veri sentimenti. Finalmente, sperando che non ci provi più con nessun'altra. Quindi è impossibile che io possa piacerti più di quanto tu mi piaccia a me. Avrei dovuto accorgermene prima. Ma passare del tempo nel club insieme a tutte voi, fare nuove amicizie e divertirmi con te ogni giorno sono cose che mi hanno aiutato a comprendere che tu sei davvero la persona più importante per me. Ecco perché mi farò carico di tutti i tuoi fardelli. Finché continueremo così ogni giorno, con te al mio fianco. Oh... Finalmente sta dicendo cose di senso compiuto. Saprò che entrambi saremo felici. Geko, perché vi siete impegnati a farla adesso questo disegno e non ci avete messo 2 minuti? Beh, oddio. Per fare un disegno del genere forse ce ne vogliono più di 2. Ci avete messo 1 ora per fare un disegno anche nella parte prima nella sua stanza. All'improvviso Sayori mi stringe forte tra le sue braccia. Geko, sarà davvero la cosa giusta? Sì. Tengo Sayori tra le mie braccia, tirandola verso di me. Non dovrai lasciarmi mai più. Ti amo. Ti amo, Geko.
Voglio stare con te per sempre. Anch'io. Sento la presa di Sayori indebolirsi un po'. Perché? Sayori, dovrei essere felice in questo momento. Ho sempre creduto che questo sarebbe stato il momento più felice della mia vita. Ma allora perché? Anche in questo momento, perché queste nuvole cariche di pioggia non vanno via? Non se ne voglio proprio andare, Geko. Sayori, va tutto bene. Potrebbe volerci un po' di tempo prima che le cose migliorino. Ma non importa quanto tempo ci vorrà, io sarò con te passo dopo passo. Santo cielo, finalmente è diventato un briciolo più intelligente. Sta facendo delle frasi di senso compiuto decenti, sto tizio. In questo momento è l'unica cosa che conta. Ok, mi fido di te. Finalmente, santo cielo. Io e Sayori ci lasciamo andare lentamente. Allora, immagino che questo renda il festival di domani il nostro primo appuntamento, eh? Ma che dici? Non mi va di pensare a queste cose. Voglio che tutto resti come sempre stato. Anche se adesso siamo una coppia. Non so se riesco a fare di più ora come ora. È tutto nuovo e spaventoso per me. Capisco. Andremo al passo che più ti fa comodo. Ehi, Geko. Sayori mi guarda di nuovo, sorridendo tristemente. Anche se sarà molto, molto triste, è questa la cosa migliore per me, giusto? Eh? Non capisco cosa intenda dire. Stai dicendo che tutto questo ti sta davvero facendo sentire triste? Non lo so. Non riesco a capire cosa sto provando. Quando hai detto che mi ami, sono sentita come se fossi finita in un cespuglio pieno di spine. Ma è questo il motivo per cui voglio fidarmi di te. Tu sai qual è la cosa migliore per me. Sì, proprio così. Te lo prometto. Anche se dico questo, in realtà non mi sono mai sentito così dubbioso nei confronti di Sayori. So che la amo e so che lei ama me. Tuttavia anch'io faccio fatica a capire i miei sentimenti. Anche se posso confortarla, continuo a chiedermi se dovrei fare di più o qualcosa di diverso. So che questi pensieri continueranno ad affliggermi finché le cose non torneranno come prima. Anche se non torneranno mai come prima. Forse è questo che Sayori intende quando dice che non voleva che le cose cambino. Non lo so. Ma so che le darò tutto quello che ho. Sayori è la persona più importante per me. E farò tutto ciò che è in mio potere per ottenere un futuro radioso insieme a lei. È stato un finale veramente degno. È stato veramente un finale decente. Mi è piaciuto. Finalmente sto tizio è uscito dalla crisi, santo cielo. È uscito dalla sua crisi ipocrita, possiamo anche definirla. Comunque, signori, vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.